Buongiorno ragazzi, allora mattina del secondo giorno, una notte già trascorsa, siamo sulle sponde del bellissimo lago di Iseo nella Bergamasca, uno dei grandi laghi d'Italia, considero assolutamente un big lake. Abbiamo pianificato a questo giro una sessione di due notti. Come vi ho detto, la prima è già trascorsa, discretamente fredda perché siamo alla fine dell'inverno, quindi all'inizio del mese di marzo. Sono mesi sicuramente difficili per il car fishing perché l'acqua è ancora molto fredda, lo scambio termico diciamo che lo stiamo attendendo verso l'inizio della primavera, ma nonostante questo ci si prova ovviamente. La prima notte è stata fruttuosa, nel senso che alle 5 di questa mattina ci ha svegliato la prima partenza, un bellissimo pesce che vi faremo vedere nel seguito del video, quindi siamo molto contenti nonostante il livello dell'acqua sia piuttosto basso, perché abbiamo trovato il lago di Iseo circa 2 metri o anche di più sotto rispetto al suo normale livello di stazionamento. Questo perché mancano le piogge, dovrebbe piovere da alcuni mesi, non ha piovuto quest'anno, abbiamo avuto un inverno abbastanza rigido. Nonostante questo abbiamo saputo riadattare le nostre strategie in termini di innesco, differenziando molto anche gli spot in termini di profondità. La conformazione del fondo è un fondo semiduro, nel senso che è sabbioso, compatto, alternato a rocce, e vi racconteremo qualcosa in più nel corso della sessione. Tu Mattia vuoi aggiungere qualcosa? Sì, sapevamo già in partenza che non sarebbe stata una sessione facile, appunto per il livello dell'acqua in sé, ma anche per le temperature, e abbiamo pianificato tutto fin dal principio, dividendoci già gli spot, sapendo già dove calare, sulle varie profondità e tutto. Poi comunque quando siamo arrivati qui, grazie anche a delle attrezzature subacquee, abbiamo visto il fondo, abbiamo capito un po' com'è appunto il fondale, e ci siamo divisi. Gli inneschi sono stati poi adattati in seguito in base alla profondità, alla conformazione e alla luce, tenendo conto quindi di vari fattori, e abbiamo ancora una notte, un giorno davanti. Sicuramente possiamo far bene e tutto è calato perfettamente, e secondo me anche questa notte possiamo tirar fuori qualcosina. Esatto, ci sono i buoni presupposti, perché ovviamente su uno spot dove ho ricalato questa mattina c'è stata la cattura, quindi assolutamente un grandissimo boost di fiducia. Ecco, un consiglio che mi sento di darvi, almeno che io applico anche Mattia, è: nonostante quello che possiate sentire precedentemente alla pescata, quindi voci, consigli, io sono solito ascoltare tutti, raccogliere più informazioni possibili, però nel momento in cui arrivo sullo spot applico sempre le mie conoscenze, le mie esperienze fatte in prima persona. Quindi nonostante magari faccio un esempio sul lago di Iseo, l'acqua è troppo bassa, non è consigliabile calare determinati posti, magari in quei posti avrete la partenza, quindi applicate sempre la vostra esperienza in prima persona, che sarà quella che vi darà un ritorno vero ed efficace, e sulla base di quella nelle volte successive costruirete la vostra esperienza, che diventerà sempre più ricca. Questo mi sento di dire. Sì. Un'altra cosa è non avere paura di cambiare spot anche durante la stessa sessione. Ad esempio, per quanto riguarda la mia parte di lago, è la parte con l'acqua un pochino più bassa, quindi un pochino magari meno consigliata visto un po' il periodo e tutto, però lo stesso ci stiamo provando, e comunque nonostante ciò questa sera mi mantengo sempre in acqua bassa, ma cambiando gli spot, anche perché se magari la prima notte non sono passati in un determinato punto, questo non vuol dire che la seconda notte magari non passi in un altro, non passino anche nello stesso. Quindi manteniamo una canna sempre dove è già stato precedentemente pasturato, e le altre due magari proviamo a metterle in punti un po' strategici dove magari il pesce può transitare o può anche andare a riposare. Esatto. Io mi collego su questo dicendo che nei grandi laghi, ad esempio Iseo è un lago con una capacità d'acqua e una portata immensa. Ci sono settori con fondali molto diversi tra loro in termini di profondità, di scambio termico, di temperature. Quindi è molto importante anche non essere troppo tirati con la pasturazione, essere abbastanza generosi, perché quando passano le carpe hanno fame e passano in branchi di 20, 30, 40 esemplari, quindi veramente una pasturazione troppo contenuta rischierebbe di farci perdere effetto positivo sulla partenza, sulla pescata. E un'altra cosa, i grandi laghi, quello che è difficile è intercettare il pesce, cioè capire dove passa,
dove staziona ma soprattutto dove si alimenta, e questo è uno dei punti di diversità maggiori secondo me rispetto alla pesca nelle cave o ai laghi regolamentati, dove le carpe sono più smaliziate perché vengono punte più volte e quindi bisogna adottare un approccio diverso. Nei grandi laghi il difficile è intercettarle e capire dove mangiano. Che poi ci sia, nel mio caso innesco pop-up, che ci sia un innesco affondante, pop-up bilanciato del 18 o del 26, importa ma relativamente. Lo spot è la cosa che vi fa catturare o meno, la scelta vincente dello spot. Assolutamente. Eccoci ragazzi, risultato della prima notte di pesca, Iseo, la prima volta che stavo pescando Iseo, una bellissima comune da 13 kg, calata veramente lunga, 450 metri intorno a dei pali sulla sponda opposta, e fortunatamente non è entrata nei pali ma ha deciso di andare verso centro lago. Combattimenti in verticale, ce l'abbiamo fatta, prima notte di Iseo, abbiamo un'altra notte, fantastico premio, bellissima. Adesso del terminale, io sono solito utilizzare ovviamente, a parte una lenza madre intreccio, uno shock leader molto molto grosso in nylon, 1.050, carico sul mulinello 80/100 metri. In questo caso ovviamente ci troviamo sul lago di Iseo, sto utilizzando una zavorra di tipo grippa che mi garantisce appunto un grip sul fondo, anche su un fondo in questo caso è semiduro, non melmoso, però sicuramente una sabbia dura compatta. Avrò sicuramente una presentazione ancorata sul fondo. Bolt rig, un terminale decisamente lungo, intorno ai 35 cm, un filato veramente resistente, uso 55 libbre per, come dire, smarcare ogni tipo di rischio di incaglio, sfregamento e abrasione del terminale stesso. Monto due perline di tungsteno che mi consentono di avere il terminale perfettamente appoggiato al fondo. Come vedete, un piombo quick change che mi permette di regolare l'altezza dell'innesco galleggiante. Io sto pescando, come vedete, con una pop-up che mi piace distanziare dal fondo un paio di centimetri. Il terminale è un bolt rig che uso nel 90% delle mie pescate, sostanzialmente composto da un innesco fatto da una piccola pop-up da 18 mm e da un chicco finto in mais di colore nero. Questo perché ovviamente lavoro anche con la cromaticità dei colori, ovviamente il giallo è un grandissimo attrattore a livello visivo, cromatico, caliamo su un fondo non anche tanto profondo, quindi il giallo è preponderante. Il chicco nero, essendo un fondo sabbioso, se il pesce dovesse arrivare dall'alto, come molto probabilmente sarà, mi permette di avere un'attrazione visiva e non solo nutritiva data dalla componente attrattiva con cui ho trattato l'innesco e la boilie. Cattura di questa notte,
una comune stupenda, immacolata. Abbiamo preso a lunga distanza, partenza intorno all'1:30 di notte. Importantissimo andare sul pesce, combatterlo quasi in verticale perché aveva girato un palo, sarebbe stato impossibile tirarla da metà del tragitto, e è venuta, l'ho vista all'ultimo, subito inguadinata al primo tentativo, bellissimo esemplare. Adesso lo rilasciamo, vediamo cosa porterà l'ulteriore notte che avremo a disposizione. Stupenda. Allora, la notte precedente ho scelto uno spot che secondo me era molto promettente, non ha prodotto catture questa notte. Quello che di solito faccio, come in questo caso, dove abbiamo un fondo che è circa 2 metri, 2 metri e mezzo, possiamo vedere benissimo sul fondo, la mattina successiva vado a vedere come è posizionato il mio innesco, la pastura che è rimasta sul fondo con l'utilizzo di un batiscopio. Un'operazione molto semplice, ma che alle volte vi può chiarire la visione delle cose, farvi capire delle cose che altrimenti non capireste. Quindi io faccio questo in alcuni laghi, non in tutti, perché in tutti è più importante la componente di non disturbo per fare pesce, anche in diverse sessioni, diversi giorni. In altri vado a vedere e mi accerto di quello che è sul fondo per programmare la strategia dei giorni successivi. Eccoci ragazzi, trofeo della seconda notte, veramente una notte movimentata, cattura una lungona, una comune bellissima, tipica del lago di Iseo, ci ha fatto veramente felici, bellissimo pesce, sanissimo, colore dorato, quasi arancione sulla pancia, pesce fantastico, non è stato l'unico della seconda notte, chiudiamo 48 ore con 3 pesci a guadino, felicissimi, grandissimo premio e da qui si può solo migliorare. Doppietta la seconda notte, abbiamo catturato su 2 spot differenti, tutti hanno funzionato, veramente grande gioco di squadra. Tanta roba. Cosa dici Mattia? Felicissimo, prima volta di Iseo e subito 3 pesci di queste dimensioni, poi gioco di squadra, tanta roba veramente. Ci torneremo e faremo ancora peggio ragazzi, intanto già questo è un grande risultato, marzo difficile ma abbiamo avuto successo, grandi pesci.